senza temer l'ira dei numi, predasti la fonte di calore che agli uomini donasti, e maestra fu a loro d'ogni arte. Per l'amor tuo, per i mortali, or paga il fio, Prometeo. Tanta è la furia di Zeus contro di lui, l'ingiustizia che gli soffre, mira. Ecco, bravi, bravi, state a casa a vedere la partita, invece di perdere tempo a teatro. Ma se ci infilassimo al posto di Sofocle, Eschilo, qualcosa di più... Cosa? Di più leggero? Moderno. Ma moderno, ma per favore! Temo che abbiate torto entrambi, figlia mia, ma soprattutto tu. Abbiamo appena recitato il Prometeo incatenato di Eschilo. Metafora del pensiero che diventa sfida, poi conquista e innovazione. Dalla prima scintilla imprigionata fino a questi aggeggi elettronici che ti piacciono tanto. Ma che cosa ci può essere di più moderno del progresso? Che vuoi dire? Che gli unici da biasimare siamo noi. Quello di Prometeo è un mito greco dell'antichità. I miti sono nati per raccontarci in maniera simbolica la realtà, ma noi la realtà la ignoriamo da un sacco di tempo, chiusi come stiamo in questo teatro. Papà, ma questa è la nostra vita. Appunto, è la nostra vita. E un attore vive solo quando è lo specchio del mondo. Noi invece ormai riflettiamo soltanto noi stessi. No, guarda, io non ti voglio più ascoltare, sei troppo amareggiato. No, anzi, io sono felice perché sto cominciando a capire. Ripartiremo dall'inizio, andremo là dove tutto è cominciato. Per pagarci il viaggio usiamo l'autoincasso di questa sera. Spiritoso, vai a spegnere le luci piuttosto. Il risparmio è il primo guadagno. E ricordati che siamo attori e per viaggiare usiamo l'immaginazione. Ecco, sorpresi come i loro antenati migliaia di anni fa. Ah, che incontro meraviglioso deve essere stato tra queste genti e il popolo greco. Chissà cosa devono aver provato ascoltando i versi di Omero per la prima volta. La pratica quotidiana del lavoro incontrava il pensiero astratto. Nasceva così l'innovazione scientifica. Sarà pure nata qui, ma poi deve essersi trasferita altrove. Non c'è wifi. Invece, è proprio qui è stato realizzato un progetto di notevole importanza. Venite a vedere la nostra scuola elementare. Abbiamo rifatto le pareti esterne con una tecnica che permette la circolazione naturale dell'aria. Abbiamo sostituito le caldaie con delle sonde geotermiche e installato serbatoi per il riutilizzo dell'acqua piovana. Tutto ciò garantisce un notevole risparmio energetico che sarà reinvestito nella scuola stessa. Sindaco, è un risparmio, è il primo guadagno. Sensibilizzare i giovani sul risparmio energetico è una priorità del poi. Il famoso senno del poi. Il poi è un programma operativo interregionale che sostiene efficienza, risparmio energetico e soprattutto la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questa è l'Europa. Europa, Europa! Certo, era greca anche lei. La giovane principessa rapita da Zeus sotto le sembianze di un maestoso toro bianco. Essa esita a toccarlo. Lasciala andare. Viaggerà fino a Creta e darà il nome a un intero continente. Osa salire in groppa? E mentre guarda la spiaggia allontanarsi, le vesti tremanti si gonfiano al vento. I popoli hanno sempre trasmigrato, portando importanti innovazioni culturali e sociali. Europa significa ampio sguardo. Non vi pare un nome profetico? Certo. L'intervento nella nostra scuola è stato possibile solo grazie ai fondi europei. Andate a vedere
gli altri progetti del Po Energia. Qui abbiamo realizzato un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano e produciamo energia elettrica, energia termica ed energia frigorifera. Noi contribuiamo al risparmio energetico essendo in grado di sostenere il fabbisogno delle parti più avanzate della nostra struttura. Per noi il risparmio energetico è sopravvivenza. Pensate che recuperiamo anche i gas di scarico. Le parole d'ordine sono risparmio e riuso. Oh, non si butta via niente! È come il maiale! Tutto questo è molto affascinante, ma cosa c'entra col nostro viaggio, con noi? Aspetta, aspetta. Ciò che abbiamo appena visto, l'energia che si rigenera, non ti sembra il miracolo che compie la natura ogni volta che si risveglia? E questo prodigio, nell'antichità, aveva un nome di donna. Persefone. La fanciulla rapita dal dio degli inferi che, per intercessione di Zeus, ha ottenuto di ritornare sulla terra facendola rifiorire. Esatto. E Persefone significa splendente di luce, un nome che esprime tutto il rispetto profondo per i cicli della natura, dai quali noi dipendiamo. Beh, proprio quel rispetto che per noi è innato e quindi anche alla base di questa azienda, perché è proprio dalla terra che noi partiamo. La terra dove noi effettuiamo le nostre coltivazioni, queste coltivazioni le portiamo in questo impianto, vengono trasformate in biogas e quindi produciamo energia. La parte residuale poi di queste coltivazioni noi le riportiamo nuovamente sui terreni e sostituiamo con i concimi chimici e facciamo un apporto di sostanza organica al terreno. Quindi chiudiamo interamente quel ciclo naturale che ovviamente avviene in tutta la natura. Solidarietà con la natura e consapevolezza di quanto le siamo profondamente legati. Chi pensa di poter ignorare questi principi commette la più scriteriata delle colpe, come Prometeo, che credette di poter ignorare le leggi di Zeus. Noi nell'università ci siamo impegnati a realizzare questa tipologia di impianto per mettere in pratica le cose che insegniamo. Sono i pannelli che avete visto sul tetto che forniscono direttamente acqua calda ai servizi della piscina e di questo edificio. Pensate, energia pulita e rinnovabile proveniente direttamente dal sole. Il sole, calore che genera la vita. Helios, i greci lo raffiguravano come il cocchiere del carro celeste e allo stesso modo avevano bisogno di personificare il vento, Eolo, il mare, Poseidone e tutte le altre forze che sfuggivano al loro controllo. Il vento, il sole, le stagioni, ma anche l'amore. Più incontrollabile di quello. Ma adesso, oggi, la scienza generata dal pensiero astratto ci permette di controllarle, quelle forze, in maniera sempre più efficace. E mi sa che per l'amore, però, siamo ancora in alto mare. Avevi ragione tu, papà. Siamo stati troppo tempo lontani dalla realtà. Non poteva mancare Gea.
la madre terra, la benefica madre che... Tutti gli esseri nutre sulla terra, quanti camminano, quanti sono sul mare, quanti volano... Dell'abbondanza che essa concede, tutti si nutrono. Omero, brava. Un'abbondanza che andrebbe spiegata senza un'adeguata consapevolezza. Per questo, diffondere la conoscenza dell'energia geotermica è esattamente l'obiettivo del progetto Vigor. Scienza e conoscenza da sempre indicano la strada al futuro. Conquiste che noi oggi diamo per scontate sono nate dalla folgorante intuizione di uno scienziato moltissimi anni fa. Anche il suo telefonino lo sa? E quale migliore esempio dei greci, che già anticamente avevano intuito il grande potenziale nascosto nelle viscere della terra? Ma certo, non a caso essi avevano immaginato la fucina di Efesto, il fabbro degli dèi, proprio nelle viscere dell'Etna, per sfruttare meglio il calore del vulcano. Efesto è il perfetto archetipo dell'ingegnere, autore di invenzioni così prodigiose da... Che succede? Questa è una fabbrica completamente automatizzata. Ma non ci sono operai? No, ci sono. Sono tutti tecnici altamente specializzati che supervisionano il processo automatizzato per garantire prodotti di altissima qualità. Ma... Siamo in piena fantascienza. No, questa è realtà. Di più, siamo nel mito. Eccolo là, Efesto, aiutato dai suoi automi meccanici, esattamente come immaginato quasi 3000 anni fa. Una conquista della scienza questa che dalla Terra torna all'Olimpo, dove è avvenuto il primo atto, il furto del fuoco da parte di Prometeo. E il cerchio si chiude. Equilibrio, consapevolezza e sostenibilità. Sono parole che regalano ottimismo per il futuro. Lo stesso Zeus ne sarebbe compiaciuto e da ciò che abbiamo visto oggi avrebbe potuto risparmiarsi un po' di strali. E il povero Prometeo sarebbe stato liberato. Caspita! Ma tu sei un genio! Io! Lui! S'acquietano al fine nelle tempeste. Lacerati a Prometeo i vincoli che alla triste rupe avvinto lo tenean. Non ci posso credere. Zeus ha scritto placato, il seguito del Prometeo. La folgore si è fatto ispirare dal più grande. Se giusto uso farà l'umana specie del sacro dono, una novella età dell'oro splendente s'annuncerà. Semplici teatranti, non altro siamo. Presto di noi non rimarrà memoria, ma questa sera Eschilo, attraverso noi, è tornato a parlarvi del domani. Thank you.
dimenticavo. Leggete Eschilo, vi migliora la vita.